Giuseppe Ungaretti nacque nel 1888 ad Alessandria d'Egitto. In quel luogo si era trasferito da Lucca il padre con la famiglia per lavorare alla costruzione del canale di Suez che divide l'Egitto dalla penisola araba e che avrebbe permesso alle navi di evitare la circumnavigazione dell'Africa per recarsi in Asia. Il padre purtroppo morì quando il piccolo Giuseppe aveva 2 anni ed egli crebbe così alla periferia della città africana, sentendosi sempre un esule lontano dalla propria civiltà. Nel 1912 si recò a Parigi, attratto dalle notizie dell'avanguardia culturale di quella città. A Parigi egli visse di lavori saltuari, ma entrò in contatto con i giovani intellettuali del tempo, come il poeta Apollinaire e i pittori Picasso e Modigliani. Beh, vorrei ricordare come è nata al pubblico la mia poesia, non come è nata in me. È nata nel... sono 50 anni, sì, sono quasi 50 anni a Parigi, e dunque in un caffè, la Closerie de Lila, dove ci si riuniva credo tutti i martedì, incontrai Soffici e Palazzeschi e Marinetti e Papini, che erano arrivati a Parigi in occasione della fondazione, credo, delle Soirée de Paris da parte di Apollinaire. In che anno era per questa poco? Era, doveva essere verso il 12. E allora mi presentarono a Soffici, dico agli amici che ho già nominato, e mi chiesero questi amici di dare, dissero che ero poeta, mi chiesero di dar loro delle poesie. Avevo delle poesie, io non pensavo a pubblicarle, avevo delle poesie. E allora quelle poesie sono state le mie prime poesie uscite in rivista, in Acerba. Soprattutto, sì, per opera di Palazzeschi, di Papini e di Soffici. Nel 1914 rientrò in Italia e partecipò insieme ad altri, tra cui il giovane Benito Mussolini, alla campagna politica per favorire l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Così, nel 1915, all'entrata dell'Italia in guerra, egli, armato di ideali nazionalistici, partì per il fronte del Carso, dove rimase a combattere fino al 1917. L'atroce esperienza della guerra incrinò tutti i suoi ideali e lo segnò profondamente, inducendolo a scrivere poesie intense e sofferte su ogni pezzetto di carta che si trovava tra le mani.